Da una scoperta d'archivio a un successo andato oltre le aspettative, un successo di pubblico ma soprattutto di qualità, quello della prima edizione del concorso internazionale di canto lirico intitolato a Ferdinando Provesi. Si sono iscritti 53 cantanti da tutto il mondo a Torricella, 12 dei quali sono stati chiamati alla prima eliminatoria che si è svolta venerdì scorso. I migliori 7 si sono esibiti sul palco allestito all'Agriturismo Torretta di Torricella del Pizzo, dove sono stati decretati i vincitori. Il primo posto è stato assegnato ex aequo alla soprano canadese di origine italiana Jessica Pantarotto e alla soprano Stella di Cusara, moldava, che vive a Parma. Soprano anche la cantante che si è aggiudicata il secondo posto, la cinese Bijum Sun, come cinese è il terzo classificato il tenore Yain Cheng. Dal quinto al settimo posto i cantanti che pure si sono esibiti, il tenore spagnolo Juan Lainez Gualda, la soprano Giulia Simplicini Paolini e il tenore cinese Wan Wan Gon. Ai vincitori premi in denaro e ruoli in cast legati a contesti lirici. Le esibizioni sono state accompagnate al pianoforte da Massimo Dalprà, che insegna al Conservatorio di Firenze. A coordinare il tutto il maestro Fabio Merlini, direttore artistico nonché creatore del concorso, con una giuria davvero di qualità. Torniamo però alla scoperta d'archivio da cui siamo partiti. È emerso che l'autore di tutto questo è Riccardo Ronda, il quale, scartabellando gli archivi casalaschi nella sua ricerca sul barocco locale, si è imbattuto nella lettera che citava il maestro Provesi, prima guida di Giuseppe Verdi, come organista a Torricella del Pizzo. Da lì, grazie a Gabriele ed Ernestino Marchetti, è poi partito tutto.